Grazie Presidente. Signora Ministro, siamo d'accordo di tutta evidenza che le responsabilità penali siano personali e non siano trasferibili ai coniugi, ma è altrettanto vero che la vicenda che ha coinvolto la moglie del prefetto e capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che la include tra le 16 persone accusate di caporalato dalla Procura di Foggia, è gravissimo. Noi non vogliamo sostituirci ai tribunali, ma vogliamo denunciare ancora una volta una fallimentare gestione della questione immigrazione. Si parla di caporalato, si parla di sfruttamento dell'immigrazione, si parla di migliaia di immigrati che vengono sfruttati nei campi, e questa non è una denuncia nuova che noi facciamo in Puglia col collega Gemmato, ma tutta Fratelli d'Italia ha sempre denunciato da anni e ha chiesto a lei di intervenire. E di tutta risposta cosa ci è sempre stato detto? No, è tutto sotto controllo, siete dei demagoghi, siete sicuramente state questione di razzismo. Invece la questione interessa 10 aziende agricole con un giro d'affari complessivo di 5 milioni l'anno, e una di queste è tra i propri soci amministratori la moglie del prefetto. Le chiediamo quali siano le responsabilità in capo alla figura apicale e se ci sono dei protocolli operativi che stabiliscono inequivocabili ipotesi di incompatibilità fra qualsiasi voglia funzionare. Grazie. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministra. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti, in merito all'indagine giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia per il reato di caporalato, che vede coinvolte 16 persone, tra le quali anche la moglie del prefetto di Bari, chiedono di conoscere quali siano le responsabilità addebitabili al prefetto, già al vertice del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione. Inoltre si chiede di sapere se sussista una regolamentazione volta a evitare commistioni tra la titolarità di incarichi dirigenziali nella gestione dell'immigrazione e lo svolgimento di attività anche di carattere economico riguardanti la stessa materia. Riguardo al primo profilo, ritengo necessario precisare che nei confronti del prefetto Michele Di Bari non è emerso alcun coinvolgimento di tipo diretto o indiretto nella accennata vicenda giudiziaria, né alcun collegamento dei fatti investigativi con la carica da lui rivestita di capo dipartimento. Non di meno, il prefetto di Bari ha comunque immediatamente rassegnato le dimissioni dal suo incarico in ossequio a quelle esigenze di trasparenza cui gli interroganti fanno riferimento, e dando prova di quel senso della responsabilità che sempre devono connotare i comportamenti di un dirigente pubblico di alto profilo. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto evocato dall'interrogante, assicuro che il Ministero dell'Interno applica con rigore ai propri dirigenti la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, che nel Decreto Legislativo 39 del 2013, cosiddetto legge Severino, trova il suo caposaldo. Il Ministero dell'Interno applica altresì ai propri dirigenti il codice di comportamento adottato con decreto ministeriale dell'8 agosto 2016, altro strumento fondamentale di affermazione e diffusione dei principi etici di diligenza, lealtà, imparzialità cui devono attenersi tutti i dipendenti dell'amministrazione. Va precisato che tali regole trovano puntuale applicazione per le attività di rilievo economico che si svolgono in qualsiasi campo, anche in quello della gestione dell'accoglienza, che peraltro non è oggetto dell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia. È appena il caso di ricordare che le verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità hanno naturalmente riguardato nel corso della sua carriera anche il prefetto Michele Di Bari, in tutti i vari e delicati incarichi da lui ricoperti.